Il trattato sui galleggianti è Eureka, uno dei principi di Archimede. Quanto segue è un estratto dal video La gravità è una farsa, a cui si accede tramite il fornito indice alfabetico cliccando sulla voce Elettromagnetismo, gravità e galleggiamento, pubblicato il 27 gennaio 2017. Perché questo? Semplicemente per un commento postato dai detrattori che ho cancellato, dove si leggeva che Tinelli adesso sa più di Archimede sul principio della dinamica. Senza addentrarmi nella formula, la stessa che vedrete nel video in basso a destra, dobbiamo leggere questo perché a scuola vi insegnano cose che non stanno in piedi. A cosa corrisponde G nella legge di Archimede? All'accelerazione di gravità, che vale circa 9,81 newton diviso chilogrammi. Infatti la spinta di Archimede è pari al prodotto tra ml, la massa del liquido spostato, e g, accelerazione di gravità. Un momento. Archimede è vissuto nel III secolo prima di Cristo, Newton nel 1600 dopo Cristo e Cavendish nel 1700. Come caspita può esistere il principio, attenzione, si parla di principio, non di legge, di Archimede, uno scienziato vissuto 2000 anni prima della misura dell'accelerazione G? Queste domande le fate ai vostri docenti? No, perché sapete solo mangiare il mangime che vi passa l'indottrinamento della scuola d'obbligo, o per ottenere il diploma, o la laurea. Sulla pagina indice alfabetico trovate alcune voci interessanti. Newton e Galileo, frodi scientifiche della nobiltà nera e i gesuiti. Newton si è sbagliato, la gravità non esiste. E razzi non funzionano nello spazio, smontata la terza legge di Newton. Inoltre, bilancia di torsione di Cavendish dal minuto 6:51 e Cavendish è un esperimento ridicolo. Inoltre, costante gravitazionale con l'ingegner Molling. È arrivato il momento di gustarvi la riedizione finale del video La gravità è una farsa. Salve a voi ricercatori che discutete sulla Terra piana. Mi trovo qui al porticciolo contemplando la gravità e la cosiddetta forza che si oppone. Il galleggiamento sull'acqua che mantiene queste barche galleggianti. Ci hanno raccontato che la gravità esiste perché la massa della Terra, l'intera massa della Terra, è responsabile di questo costante ritmo di accelerazione. Ci hanno detto. Tuttavia, se prendete una di queste barche e poi la mettete nell'oceano, oppure la mettete in una piccola vasca con sufficiente acqua per tenerla a galla, questa barca non si alzerà, né affonderà, sia che si trovi in una piccola massa d'acqua o nella vastità della massa di un oceano. Quindi, come si può avere una forza opposta che è uguale a questa così chiamata forza di gravità basandoci sulla massa della Terra? Se l'intera massa dell'acqua dove è posizionata la barca varia, sicuramente se questa equazione fosse vera, allora la forza di galleggiamento dell'acqua dovrebbe anch'essa dipendere dall'intera massa dell'acqua di dove si trova la barca. Non è difficile da comprendere, a meno che non siate indottrinati. Questa è la densità e il principio di Archimede. Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del fluido spostato. Perché alcuni oggetti galleggiano ed altri affondano? Se un oggetto ha una densità più bassa rispetto al liquido, al gas o dell'elemento che lo circonda, galleggerà. Opposto, se un oggetto ha una densità maggiore rispetto al liquido, al gas o dell'elemento che lo circonda, affonderà. Non è per niente influenzata dalla gravità di Newton. Punto. Un saluto.